Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri. Buonasera a tutti ed eccoci di nuovo qui su Radio Dreamland per una nuova puntata di Archeo Mystery World, l'archeologia misteriosa e di confine. Allora, stasera torneremo a parlare di megalitismo vero e proprio, quello proprio serio, di quelle strutture, no, che da millenni sfidano la ragione, la curiosità umana nel cercare di capire il significato, no, di queste strutture. E abbiamo visto nel corso delle varie puntate come il megalitismo sia un fenomeno planetario che non risparmia alcun continente, ma abbiamo anche notato che si sviluppa in massima parte non lontano dalle coste marine o dai grandi bacini lacustri. E sicuramente abbiamo anche individuato che, pur presente ovunque, come appunto stavamo dicendo, presenta però una particolare concentrazione per similitudine, no, di esecuzione, stato conservativo anche, in un arco di terra costiera che va, potremmo dire, dall'Africa nord-occidentale all'Irlanda e la Gran Bretagna, quindi tutta la parte alta occidentale, passando per il Mediterraneo occidentale, quindi possiamo immaginare la Sardegna, le isole, insomma la Sardegna, la Corsica e le isole Baleari, e prosegue poi per la Spagna e anche la Francia. Ora fermiamoci qui perché, come appunto sappiamo, questo fenomeno si persiste, si estende molto oltre, fino all'Europa settentrionale e poi ridiscendere dall'Europa orientale, dalla Russia occidentale, giù per il bacino del Mar Nero, come abbiamo visto, e giungere di nuovo a chiudere il cerchio, interessare il Medio Oriente, l'Africa orientale e poi quella meridionale. E quindi io adesso vi inviterei a soffermarci però un attimino, appunto, su un'area che pochi sanno essere invece densissimamente popolata, diciamo così, di megaliti, cioè la regione sulla costa nord-occidentale dell'Africa. E questa è una zona che sta assumendo sempre più importanza dal punto di vista dello studio del megalitismo, perché sono già diversi i ricercatori che stanno prendendo in seria considerazione che quella regione compresa tra i monti dell'Atlante e, spingendosi ad occidente al largo della costa, le isole Azzorre, fino a ricomprendere l'arcipelago delle Canarie appena al largo delle coste africane del Marocco, per intenderci. Ecco, è tutta una zona ricchissima di strutture megalitiche, in certi casi anche sommerse, come abbiamo visto, e sembrerebbe che questa regione, quest'area, possa corrispondere alla collocazione della mitica Atlantide, o comunque esserne in qualche modo imparentata. Ora, siamo in Marocco, non lontano dalle famose, appunto, colonne d'Ercole, e c'è una strada che collega Achila, che è un villaggio abbastanza grande, a Larache, e a una decina di chilometri interno verso di questa strada si trova il circo megalitico di Mzora, il più grande monumento di questo genere costruito nel Nord Africa, che alcuni ricercatori ritengono, a mio parere anche abbastanza ragione, essere stato realizzato dagli stessi costruttori che hanno eretto Stonehenge e altri megaliti in Irlanda, in Inghilterra e in Francia. E vedremo su quale base si poggia questa affermazione, che è abbastanza sorprendente. Il complesso è composto da un cromlech di 176 monoliti, pensate, di arenaria, di varie dimensioni, e aventi tutti un'altezza media di 1,5 metri, ma il più alto raggiunge la ragguardevole altezza di 5,5 metri circa. Questo circolo forma uno spazio ellittico, un'area ellittica di 56-59 metri a secondo il punto dove si misura, ed è con l'asse maggiore allineato verso est-ovest. A livello costruttivo esecutivo è interessante notare che la lavorazione di questi menhir, di questi monoliti, venne eseguita esclusivamente utilizzando strumenti in pietra e non metallici. Quindi questo i ricercatori hanno stabilito con esattezza
forse perché non è stato mai ritrovato nulla di metallico nell'area. E questi monoliti delimitano a loro volta, nel loro cerchio, un tumulo molto alto di terra e pietre, che ha anche lui un diametro di 55 metri di diametro, ed è parzialmente scavato per mettere in luce quella che era stata definita la camera funeraria. Purtroppo la maggior parte dei monoliti non sono più integri e né mantengono la loro originaria posizione verticale. Tuttavia è ancora ben visibile l'andamento quasi circolare della struttura, e quelli più grandi, che svettano sugli altri, quindi evidentemente per un motivo ben preciso, sono infatti orientati sui punti cardinali. Questo anello è a sua volta circondato da un ulteriore cerchio esterno di menhir, sempre in arenaria, di dimensioni però assai inferiori rispetto a quello principale. Questa struttura, così quindi nel loro insieme, così definita, quindi ricrea in una maniera perfetta la tipologia che conosciamo, la tipologia del cairn, il monumento megalitico tipico della cultura preceltica, il tumulo, no? E anche qui sembra che esista infatti un unico corridoio d'accesso che conduce ad una camera centrale. E come abbiamo visto nella meravigliosa struttura di Newgrange non molto tempo fa in Irlanda, anche qui il tumulo di circa 6 metri di altezza poggiava alla base su un tamburo costituito da blocchi squadrati di arenaria. Questa assonanza con la tipologia costruttiva appunto di Newgrange, ma attenzione anche con molte altre strutture della penisola iberica meridionale e del Portogallo, vedremo che poi non ci deve sorprendere più di tanto, perché tra il popolo megalitico che operò sulle coste atlantiche europee e quello che eresse il monumento di Menzora potrebbe esistere, in effetti e sorprendentemente, più di una correlazione. Il fatto che non siano stati ritrovati elementi specifici rende comunque dubbia ogni interpretazione sulla sua funzione, e qui siamo sempre al solito dilemma dell'archeologia ufficiale. E in ogni caso queste caratteristiche fanno sì che questo sia, almeno per tutta l'Africa, appunto un luogo unico che non ha equivalenti. La datazione del cerchio, veniamo quindi all'età, è stata fatta risalire al Neolitico, cioè tra il terzo e il quarto millennio avanti Cristo. Ma come spesso accade, abbiamo imparato, in questo tentativo potrebbe essere diciamo falso, potrebbe essere fuorviante, e potrebbe essere quindi in realtà, per tutta una serie di motivi che abbiamo già visto, di gran lunga molto molto precedente. È stata accertata inoltre la presenza di allineamenti astronomici anche qui, e facendo anche una comparazione, una similitudine con appunto gli altri monumenti della zona atlantica e della zona iberica. Infatti il monolite più alto è indicato con il nome El Outed, che significa l'indicatore, probabilmente proprio per indicare il suo orientamento equazionale, e alcuni pilastri sono collocati in modo da essere orientati invece verso il tramonto o l'alba dei solstizi e degli equinozi. Ma non è solo l'utilizzo archeoastronomico ad essere in comune con i celeberrimi siti megalitici dell'Europa occidentale. Anche la produzione artistica artigianale delle ceramiche neolitiche, che è stata ampiamente rinvenuta in questo sito, mostra evidenti analogie con altri ritrovamenti in contesti coevi scoperti in tutta l'area tra il Marocco settentrionale appunto e il Portogallo. E bisogna anche dire che questo monumento fu scoperto negli anni 30 del secolo scorso dall'archeologo spagnolo César Luis de Montalbán durante il periodo della guerra, e secondo le leggende, i dati che lui raccolse, cominciò a mettere in giro questa leggenda che sembrerebbe custodire il tumulo al centro la tomba del gigante Anteo, che era il figlio a livello mitologico di Nettuno e della Terra, che sembrerebbe che la sua salma fu deposta qui dopo essere stato ucciso da Ercole nella battaglia nei pressi della
città di Lixus. Secondo però la tradizione delle popolazioni berbere del Maghreb, su cui poi ritorneremo ampiamente, questo enigmatico monumento fu opera infatti di giganti preislamici. E il gigante sepolto non sarebbe un gigante qualunque, attenzione, ma figlio di Poseidone. Anche Atlante, primo re di Atlantide, era appunto figlio di Poseidone. Ecco, questo è già un primo elemento mitologico che mi sembra interessante, perché ci introduce naturalmente dentro un'ipotesi storica, diciamo, che va un po' controcorrente. È quella che appunto ci possa essere un legame tra le terre e la civiltà di Mizora con la mitica Atlantide, ma ci ritorneremo. Questo sito megalitico era già molto famoso in epoca romana, infatti compare nelle cronache dello scrittore greco Plutarco, che nel primo secolo d.C. scrisse il libro Vita di Sertorio, che era un condottiero romano che operava in questa zona. E in questa narrazione fu Quinto Sertorio che venne appunto a conoscenza del fatto che al centro del cromlech di Mizora era sepolto il famoso gigante di Anteo, e il generale romano, non fidandosi delle leggende che circolavano, volle verificare effettivamente di persona la veridicità di questo racconto. E sempre secondo la narrazione di Plutarco, in questo modo il generale fece una verifica e si trovò effettivamente davanti agli occhi e testualmente riferì: non credete al racconto delle enormi dimensioni di questo gigante. Ordinò di aprire la tomba, trovandovi il corpo di un essere alto 60 cubiti. Ora, 60 cubiti sarebbero 26 metri e 64 centimetri, che sinceramente mi sembra un po' veramente strano, però è una cosa che viene detta con una certa precisione. Ma non fu l'unico personaggio famoso a misurarsi con questa cronaca che ha dell'assurdo, dell'incredibile. Infatti, molti secoli dopo, Goffredo di Monmouth, scrittore britannico, no, del Medioevo, famoso per aver iniziato il ciclo cavalleresco arturiano, nel suo libro Historia Regum Britanniae, parlando dei megaliti irlandesi, scrive testualmente che i giganti antichi li portarono qui dalle lontane coste dell'Africa e li collocarono in Irlanda, dove si stabilirono. Ecco, questa citazione diventa un ulteriore possibile legame tra Mizora e Stonehenge e il mondo comunque in generale megalitico anglosassone e irlandese. Mizora in arabo, è importante sottolinearlo, significa luogo sacro. Ma forse questo nome ci nasconde quale fosse quello originario prima dell'arrivo degli arabi. In realtà, quindi, le origini e il significato di Mizora sono a tuttora del tutto sconosciute. Ma comunque la sacralità di questo sito è associato appunto ad una serie di miti, leggende e misteri antichissimi che nessun studioso convenzionale ha mai voluto affrontare seriamente, perché, come abbiamo visto, fanno riferimento ai giganti. Un tema che è assolutamente rifiutato dagli antropologi e archeologi moderni. Ma per avvalorare la presenza di giganti in Africa c'è anche la testimonianza che ci giunge dal famoso scrittore di archeologia misteriosa Peter Colosimo nel suo libro celeberrimo Terra senza tempo. Qui riporta nelle sue cronache la vicenda di un capitano francese, Le Fanecher, che si trovava di stanza in Marocco e più precisamente ad Agadir. Nelle sue ricognizioni trovò un deposito di armi da caccia preistoriche che avevano dimensioni e peso spropositati per un uomo di dimensioni normali, e secondo i suoi calcoli ci sarebbero voluti ben uomini alti almeno 4 metri per poter maneggiare con disinvoltura simili attrezzi. Quindi il sito megalitico di Mizora solleva diverse questioni importanti e intriganti. Ma è possibile che sia un altro indizio dell'esistenza di una razza di giganti che ha camminato sul nostro pianeta in un lontano passato? È possibile che i costruttori di Mizora appartengano ad una cultura globale, artefici dei monumenti megalitici europei nel loro insieme?
Allora, con questa domanda vi lascio un attimino perché dobbiamo far passare la pubblicità. Radio Dreamland. Share the vision. Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. In edicola con Torino Cronaca, edizioni Trischel. Anche in ebook al sito www.trischeledition.com. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando del sito megalitico marocchino di Mzora, chiedendoci chi fossero i misteriosi costruttori. Tra leggende e analogie costruttive dei megaliti, tra i cromlech marocchini e quelli britannici e irlandesi, stavamo vedendo, in effetti sembra riscontrarsi un denominatore comune che lascia pensare che in un tempo assai remoto tutta questa vastissima area fosse in stretto contatto e sotto un'unica matrice culturale. Ad esempio, è stato sorprendentemente calcolato che nel progettare l'île, chiamiamole l'isse, del circolo megalitico di Mzora, sono stati usati i rapporti del triangolo di Pitagora, esattamente come accade per i cromlech del nord Europa. Quindi possiamo davvero affermare che una razza di giganti abbia calpestato tutta la zona che va dall'Africa all'Irlanda? Del resto, secondo molte tradizioni, esisterebbe anche un legame stretto tra la civiltà egizia e l'Irlanda, così come esiste tra i megaliti irlandesi e quelli africani. Ora, oltre a queste forti analogie, diciamo architettoniche, no, tra l'area marocchina e l'Europa del nord occidente, soffermiamoci sull'altro elemento molto misterioso che rende questa regione un enigma etno-antropologico. Sappiamo che il Marocco è stato abitato sin dall'8000 a.C. e le tribù dei berberi che da allora vi sono stanziate hanno tratti somatici molto poco simili al resto della popolazione africana. Come mai? Questo è un primo importante quesito da sollevare. Il cerchio di sacro di Mzora è stato eretto, quindi in quella zona, dai berberi, potremmo dire, ma a loro volta però questi credevano che i misteriosi megaliti furono eretti invece da giganti con poteri magici. Ma da dove avevano attinto queste informazioni? Ma c'è un altro elemento ancora più misterioso che riguarda questo antico popolo. I berberi sono una popolazione europoide dell'Africa settentrionale e i fossili umani paleolitici a loro affini sono stati classificati in paleoantropologia, diciamo così, come una variante del tipo umano che conosciamo di Cro-Magnon, databile intorno al 25.000 a.C. Da quel tempo remoto fino ai giorni nostri, le popolazioni berbere sono caratterizzate dalla diffusa depigmentazione, quindi una pelle chiara, come carattere genetico però, quindi una carnagione chiara, capelli biondi e occhi azzurri, che è un aspetto, fra l'altro, molto ben documentato anche nel lontano passato, attraverso anche le varie mummie che sono state ritrovate. Questo fenomeno fisiologico molto strano per una popolazione africana era stato già riscontrato in maniera sorprendente grazie alle cronache delle conquiste coloniali spagnole,
nel popolo, un altro popolo, quello dei Guanci delle Canarie, che secondo alcune correnti di pensiero sarebbero stati, e qui veniamo al bello, gli ultimi superstiti degli Atlantidei, secondo la collocazione geografica del mitico continente che la vede al largo dell'Atlantico, come un vastissimo arcipelago che andava dalle coste orientali dell'oceano a quelle occidentali e addirittura dell'America. Quindi, chi erano in realtà questi sconosciuti Guanci, dai tratti somatici comunque identici ai berberi? Rappresentano di sicuro un grande enigma per l'antropologia, la storia. Le discipline di ricerca classiche ritengono che i primi coloni Guanci siano giunti nelle Canarie intorno al 3000 a.C., ma è troppo recente come datazione, provenienti dall'Africa. La popolazione indigena visse indisturbata in queste terre fino, purtroppo, alla colonizzazione devastante degli spagnoli, che perpetrò un vero e proprio genocidio e decretò in pochissimo tempo, già intorno alla fine del XVI secolo, pensate, il loro sterminio e l'estinzione. Il problema però sono proprio i loro tratti somatici, di nuovo, che alla luce appunto della testimonianza pervenutici anche qui con diverse mummie ritrovate in alcune grotte dell'arcipelago, erano di nuovo di carnagione chiara, alta statura e dai capelli rossastri, cioè con caratteristiche che appartengono più alle latitudini del nord più che africane, soprattutto come avrete sicuramente intuito, appunto identiche a quelle dei berberi. Quindi sembrerebbe esserci un rapporto almeno genetico. Ma c'è ancora un altro mistero e riguarda una cronaca di Plinio il Vecchio, il quale riferisce che secondo Giuba, che era il re della Mauritania, i cartaginesi avrebbero visitato all'epoca l'arcipelago delle Canarie intorno al 50 a.C. e lo avrebbero trovato spopolato. Stranamente, visto la vetustà millenaria che abbiamo appena considerato dell'insediamento dei Guanci. Però in compenso vi avrebbero trovato i resti di edifici imponenti, grandi costruzioni megalitiche e tra queste anche delle piramidi a gradoni. Dunque queste piramidi erano già lì e ciò rende evidente che i Guanci non siano stati i primi abitanti dell'arcipelago, a meno che ammettiamo che ne siano stati anche i costruttori, in seguito poi scomparsi nel nulla. Un noto antropologo norvegese, Thor Heyerdahl, negli anni 90 le studiò approfonditamente perché voleva verificare se, come si credeva comunemente, fossero dei casuali ammassi di pietre o qualcos'altro, e arrivò invece alla conclusione che si trattava di vere e proprie piramidi a gradoni costruite dai Guanci a scopi astronomici, perché anche qui abbiamo visto ci sono stati trovati degli allineamenti. Infatti ha potuto constatare che permettevano l'osservazione dei movimenti del sole durante il solstizio d'inverno ed estate. Quindi la presenza di monumenti megalitici ci riporta inevitabilmente all'antica cultura tradizionale che ci ha lasciato ovunque segni del suo passaggio, e soprattutto, visto la posizione geografica di questo luogo, lascia aperta la possibilità che in effetti questa popolazione molto vicina, se non proprio identica, sia geneticamente che culturalmente, proprio per la comunanza strutturale, no, dei megaliti, ai berberi e quindi, come abbiamo visto, alle popolazioni nord europee e in particolar modo agli irlandesi. Quindi in qualche maniera questa cosa sembra possa ricondurre ai superstiti della mitica Atlantide. Fra l'altro sembra appurato che i Guanci venerassero un dio sole, ma anche una divinità femminile simile alla grande madre preceltica, potremmo dire, e che coltivassero, elemento molto interessante secondo me, un antichissimo culto del sacro fuoco perenne, riconducibile a quello che sicuramente è posteriore, no? Ma che abbiamo conosciuto e che sappiamo essere stato in uso dalle vestali romane. Inoltre mantenevano la tradizione dell'esercizio cultuale che era appannaggio delle donne. Quindi a sostegno dell'ipotesi che questa regione del continente africano, ricca di strutture megalitiche, possa discendere da una remota civiltà antidiluviana, dobbiamo tenere conto che i siti megalitici di questo territorio sono molto probabilmente
l'insediamento finale di una lenta migrazione avviata almeno un centinaio di migliaia di anni prima, attenzione, pensiamoci, da parte di una popolazione anche qui appartenente al ceppo dei Cro-Magnon, che proveniva dal sud del continente africano, a sua volta tappa intermedia questa di una migrazione ancora precedente di un popolo artefice e custode di quella mitica età dell'oro che, secondo i miti e le leggende di moltissime antiche tradizioni, tra cui fra l'altro quella che abbiamo riportato più volte dello sciamanesimo druidico europeo, a causa di un immane cataclisma prese il via dal continente antartico in cui stanziava, quando questo era una terra fertile e lussureggiante, molto, perché molto vicina all'equatore e non come oggi ricoperta dai ghiacci. Abbiamo visto un po' di tempo fa come in questa parte dell'Africa siano state ritrovate, quindi nel sud, strutture megalitiche come quella che viene comunemente chiamata il calendario di Adamo, estremamente antiche, sicuramente le più antiche mai rinvenute sul pianeta, risalenti ad un periodo storico da vertigine, perché datato a 160.000 a.C. La migrazione, risalendo verso nord e verso est, ha lasciato una miriade di segni megalitici del suo passaggio, tant'è che sia il Corno d'Africa, l'Etiopia, la Somalia, fino a, più a nord in Egitto, no? O da quest'altra parte tutta la costa nord atlantica, dal Camerun fino alle regioni che stiamo appunto esaminando stasera, sono tutte regioni disseminate di spettacolari e enormi siti megalitici. Quindi diventa interessante, ma allo stesso tempo molto improbo, cercare di capire se allora la mitica Atlantide fosse erede di questa civiltà che a sua volta proveniva dal Sudafrica. Sicuramente un'ipotesi azzardata, ma alla luce dei ritrovamenti megalitici e delle loro datazioni non sembra poi così assurda. Anche alla luce di un'ulteriore ipotesi di ricostruzione storica, infatti, senza dover considerare necessariamente l'esistenza di una grande isola o di un vasto arcipelago posto nell'Atlantico oltre le colonne d'Ercole come ci ha tramandato Platone, no? Non sono pochi comunque i ricercatori che danno una collocazione alternativa e non comune all'Atlantide, posizionandola anziché nel bel mezzo dell'oceano nella porzione di territorio africano appunto che stiamo vedendo stasera, quello nord-occidentale compreso tra l'attuale Marocco e la Mauritania. Questa teoria si sostiene sui dati ricavati da rilevamenti satellitari che hanno individuato il letto di un fiume gigantesco, oggi inaridito, che partiva dai monti di Atlante, e già il nome di questa catena montuosa, no? Rappresenta di per sé comunque un mistero etimologico, e tagliava tutto l'angolo a nord-ovest dell'Africa, sfociando in quella che oggi è la Mauritania. Il territorio modellato da questo enorme fiume, che è stato stimato esistesse proprio nell'era atlantidea, aveva assunto proprio la forma di un'isola, perché era completamente circondata dalle acque, l'oceano, il mar Mediterraneo e il fiume. Quindi a supportare questa innovativa sicuramente teoria sono state però scoperte in zona due impressionanti strutture geologiche formate da cerchi concentrici ben visibili anche con Google Earth, di cui una in particolare per la sua forma è stata chiamata l'occhio del Sahara, molto probabilmente di natura artificiale, anche se a dire il vero di ciò non c'è ancora la certezza assoluta. Queste strutture comunque sono interessanti perché richiamerebbero molto da vicino, secondo diversi autori, la struttura urbanistica che possedeva Atlantide. In sostanza, ancora una volta abbiamo visto, come abbiamo visto tante volte, anzi direi, in questa trasmissione, attraverso il megalitismo e la ricerca della misteriosa cultura che l'ha prodotto, abbiamo l'opportunità di addentrarci in profondità nell'enigma dell'origine della storia vera dell'umanità, rimanendo fra l'altro sempre più convinti che sia un tema che per la sua fondamentale importanza e affascino dovrebbe essere in cima alle ricerche delle scienze che si occupano del passato dell'uomo, e che invece rimane sempre e solo appannaggio solo della passione e del coraggio dei ricercatori non convenzionali.
Bene, io mi fermerei qui anche per questa sera, ma prima di lasciarvi vorrei solo suggerirvi, se siete appunto interessati a questo affascinante argomento di ricerca, di consultare la rivista Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com, dove trovate numerosi articoli sul megalitismo africano e in particolar modo quelli scritti da Giancarlo Barbadoro sulla migrazione che ho citato della mitica civiltà edenica dall'Antartide verso le coste nord settentrionali dell'Africa. Bene, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!